Penso che qualche giorno fa dicevo stiamo mettendo la Russia stiamo tentando di mettere la Russia in lockdown, invece devo ricredermi, questa è la prosecuzione, no? Del lockdown in Europa, in Italia con altri mezzi, perché di fatto ci priva tutte queste sanzioni, ci privano di qualunque tipo di dignità e di libertà. Siamo nuovamente da capo, punto a capo. E se non, se tutto quello che è stato detto è vero e corrisponde al vero, voglio vedere il prossimo inverno come facciamo a scaldarci, chi saranno accessibili le materie prime, quanto costeranno il cibo, come faremo a sfamarci, no? Ci dicono che per ora è sufficiente abbassare il termostato, regolare il termostato sui 18 gradi in casa. Queste sono le misure che il nostro governo, vabbè, quando abbiamo un governo, quando siamo un paese zerbino, uno zerbino arrogante, no? Chi c'è peggio di uno zerbino arrogante? Nessuno. Cioè, se sei uno zerbino, perlomeno tieni un basso profilo, no? Noi utilizziamo proprio il metodo dello zerbino arrogante. Ci inchiniamo di fronte al padrone, abbiamo welcome scritto sulla schiena, di fronte al padrone, e poi andiamo a fare la voce grossa in giro per il mondo. Abbiamo visto il nostro ministro degli esteri ripreso come un pirello incapace dal ministro degli esteri russo, sbertucciato anche dal ministro degli esteri cinese. Insomma, questo, cioè, una totale incapacità anche di fare il proprio mestiere, al di là dei margini di autonomia che abbiamo, l'incapacità e l'assenza di qualunque tipo di decoro diplomatico, no? Figure di merda, gaffe una dietro l'altra, incasellate una dietro l'altra. Eppure noi affidiamo ancora a questi influencer il monopolio quasi delle coscienze, no? Come se fossero i preti del nuovo millennio, no? Un po' come i preti nel XVI secolo, che avevano il monopolio delle coscienze attraverso la confessione. Questi hanno il monopolio delle coscienze attraverso l'internet e i post che fanno, dove ci vengono a dire queste cose, che per ovviare la crisi, per sconfiggere il potente nemico russo, anzi, poi vabbè, il nemico russo viene innanzitutto descritto come un nemico in maniera del tutto inopinata, e poi come un nemico ormai ridotto a brandelli, no? I soldati demotivati, ma di questo parliamo dopo. Comunque, per sconfiggere il nemico è sufficiente mettersi un maglione, andare a dormire prima, staccare il riscaldamento o regolarlo su una temperatura più bassa, accendere poco la luce in casa. Ma questo è un paese da quarto mondo, cioè, ma neanche un governo dell'ultima Repubblica delle Banane dà questi consigli, questi suggerimenti alla popolazione, e neanche la popolazione più stupida per un attimo li accetterebbe. Il livello dell'italiano medio che accetta e riconosce come scenari possibili quelli che sono stati indicati, beh, ma è desolante. Possiamo fare tutte le trasmissioni che vogliamo, ma se il livello è questo, parliamo tra di noi qui, ma poi quando usciamo incontriamo la gente che ti dice: sì, noi ci siamo messi le mascherine, abbiamo accettato il Green Pass, abbiamo accettato il confinamento, le chiusure, adesso il razionamento, il blackout, e poi c'è sempre un capro espiatorio, no? Su cui riversare la colpa. Prima i runner, poi quelli che uscivano di casa a portare a pisciare il cane, poi i Novax, poi i russi, poi i filorussi, poi i cinesi, poi i filocinesi. Insomma, ci sarà sempre un capro espiatorio per non vedere, non riuscire a vedere o non voler vedere, perché talvolta è un non voler vedere, che il nemico è alle nostre spalle, non davanti. Cioè, il nemico è dietro di noi, è quello che ci punta i fucili alla schiena, perché gli unici fucili che abbiamo puntati sono alla nostra schiena, come
continuano a dirci questa cosa della minaccia nucleare, ma la minaccia nucleare stiamo facendo di tutto per tirarcela addosso. Non solo perché abbiamo tutte le basi qui, certamente, ma perché abbiamo un metodo di fare diplomazia che, no, è come quello che va a fare lo sbruffone, che si strappa gli schiaffi di mano. Noi stiamo facendo le stesse cose. Ci stiamo comportando come degli incoscienti, non noi tre ovviamente, non noi quattro ovviamente, ma i fautori della nostra diplomazia, gli agenti della nostra diplomazia si stanno comportando come degli incoscienti. E se ci sarà un'escalation nucleare, ne pagherà il conto chi vivrà qui, perché non c'è, cosa fai? Poi ti diranno: bullonate le finestre, ma non servirà. Ma figuriamoci se servirà con un'esplosione nucleare bullonare le finestre o ingerire la pasticca di iodio, perché a Hiroshima e Nagasaki è stata sufficiente chiudere le finestre. Ma il piano nucleare è la stessa merda del piano pandemico, finisce tutto così. Con le bare, no? Con i morti negli ospedali, nei corridoi, finisce così, però non abbiamo nessun piano. Siamo dei dilettanti allo sbaraglio, gente che non è capace a fare diplomazia, l'unica cosa che sa fare è appunto sdraiarsi di fronte al padrone con scritto Welcome sulla schiena e poi pretendere pure di contare qualcosa a livello internazionale e in più arrogarsi anche il diritto di andare a insegnare a vivere agli altri. Per cui ci siamo posti anche in maniera arrogante, così ci attiriamo ancora più le antipatie. Tant'è vero che la Russia ci ha messo, certamente per tutti i motivi strategici che sono stati elencati prima, ma anche per motivi, diciamo così, politici, no? Per il comportamento politico tenuto dal nostro governo, che è stato la punta di lancia della NATO in questa guerra, come se fossimo scesi già in guerra noi, eh? Noi è come se fossimo scesi in guerra con la Russia. Abbiamo tenuto l'atteggiamento più sprezzante. Per questo la Russia ci ha infilato tra i paesi ostili, perché siamo quelli che ci sono andati giù con la mano più pesante, pur non avendo alcun titolo e non avendo alcuna possibilità, non avendo le spalle coperte, se non dal fatto che ci sentiamo protetti dalla NATO, ma intanto siamo in prima linea. E questa è una follia dettata sicuramente dalla malafede, ma anche tanto dalla stupidità delle nostre classi dirigenti. Altro che governo dei migliori, la stupidità. Ma perché paesi importanti anche della NATO, come ad esempio la Turchia, hanno tenuto un atteggiamento più ragionevole? E quelli si salveranno. Qua c'è gente davanti alle televisioni che sbraita più sanzioni alla Russia, più sanzioni alla Russia, tanto noi mettiamo poi il termostato a 18 gradi. E passa tutto. Non è così, non è così, perché quando ci saranno gli scaffali vuoti e non potrai più andare a comprare il pane, perché il pane ti costerà l'intero stipendio, a chi dirai grazie? E beh, dirai: sti filorussi di merda, metteteli al muro, metteteli al muro, e non servirà niente. Puoi anche mettere al muro tutti i filorussi, sempre che non abbiano già telato, no? Tanto perle ai porci, inutile parlare con sta gente, ma puoi anche metterli al muro tutti, il pane non ce l'avrai lo stesso, perché se produciamo il 50% di quello che mangiamo e il resto lo esportiamo, uno su due dovrà stare senza il pane, o il pane costerà così tanto che se lo potrà comprare Draghi, se lo potrà comprare Di Maio, se lo potrà comprare sta gente qua, gli altri no, e dagli al filo russo, mai però che ci venga in mente che il nemico può essere quello che ci punta i fucili alla schiena, quello mai, 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 perché abbiamo la sindrome di Stoccolma, perché siamo invidiosi, perché non vediamo l'ora di leccare le terghe al padrone, perché stiamo lì a fare weep watching e perché abbiamo tutta questa retroterra, no? Di sudditi più realisti del re che non vedono l'ora di inginocchiarsi di fronte al padrone e hanno come unico sport nazionale l'adorazione delle fortune del ricco. Questo è il paese degli operai che tifavano Juventus, degli operai della Fiat che tifavano Juventus, per cui che tifavano per la squadra di proprietà del padrone. Dal lunedì al venerdì contestavano il padrone. E il sabato e la domenica, all'epoca più la domenica, si andava allo stadio a tifare per la squadra del padrone. Ma peggio di così, cosa vuole? Cioè, cosa si può pretendere?
Cosa si può pretendere ad una popolazione così, che mette la mascherina in macchina da solo quando sono in macchina da soli, che si sono fatti fare tutte le dosi che gli hanno detto di fare? E non è vero che se la sono fatta solo per lavorare. Certo, alcuni hanno dovuto farla per lavorare, alcuni sono stati sospesi, onore a loro. Ma tantissimi nell'estate del 2021, quando ancora non c'erano obblighi sul lavoro, si avvertivano che ci sarebbero stati, ma non c'erano, se l'è fatta per andare in vacanza, per andare in discoteca, e poi gliel'ha chiuso lo stesso in discoteca. Per cui ben venga il fatto che arrivi il dottor Stranamore che faccia piazza pulita di sta gente, perché non ne possiamo più, perché tanto di questa gente non ce ne libereremo mai. E questi agenti dominati della dominazione, sono peggio dei governanti, quelli che chiedono la caccia alle streghe, che non vedono l'ora che si metta il confinamento forzato per i Novax, o che chiudano i siti internet scomodi, o che sbraitano, non vedo l'ora che pongano delle misure più restrittive per chi non si è fatto vaccinare. C'è gente addirittura che dice non dovrebbero neanche lasciare andare a comprare il pane a chi non si è vaccinato. Bene, tra un po' non te lo potrai comprare manco te il pane, idiota, perché non ci avrai più soldi e darai la colpa a Putin, no? Adesso sono aumentati i contagi in Italia, è colpa di Putin. L'hanno già detto che è colpa di Putin, perché non possono dare la colpa ai Novax. Perché è 2 mesi che sono praticamente confinati, i Novax non possono neanche andare a lavorare, se hanno più di 50 anni, se ne hanno meno di 50 devono farsi il tampone ogni 2 giorni, per cui sono ipercontrollati e non possono più utilizzare i mezzi pubblici, non possono più entrare nei negozi se non hanno il tampone. Non può essere colpa dei Novax, ma è colpa di Putin, non è colpa del vaccino che non funziona, è colpa di Putin. Perché dopo la guerra, con la guerra ci siamo rilassati, no? Abbiamo dichiarato un liberi tutti informale e allora i contagi sono ripartiti perché c'è meno controllo. E dunque è colpa di Putin se i contagi risalgono. Benissimo. Avete voluto la bomba nucleare sulla testa? Siete lì davanti alle trasmissioni di Rete 4, di Italia 1, di La 7, di Vatte la Pesca a chiedere più sanzioni per i russi, l'intervento militare? Vogliamo andare fino in fondo? Putin mascalzone la deve pagare? Benissimo, assumetevene le conseguenze. Chi è causa del suo mal, pianga se stesso. E soprattutto, se desideri un intervento militare diretto per sostenere Zelensky, la causa ucraina, la resistenza, eccetera, poi assumiti le conseguenze che un intervento diretto può provocare. Però dico una cosa, mi sembra veramente così un po' singolare il fatto che le stesse persone che indossano 3 mascherine per paura dell'influenza, no? Che si cagano sotto per paura dell'influenza, poi non abbiano timore di potersi beccare un missile Sarmat sulla testa. Credo che da un lato la manipolazione mediatica e dall'altro la stupidità congenita di una parte importante di questa popolazione siano il combinato disposto ideale per provocare di fatto l'esposizione del nostro paese cantando, ridendo e scherzando a una guerra nucleare da cui questo paese uscirà completamente devastato. E se non uscirà devastato dalla guerra nucleare, che stiamo noi che stiamo andando a cercarci, uscirà devastato da queste sanzioni boomerang che sono dirette contro la Russia dal punto di vista formale, ma colpiscono l'Europa dal punto di vista sostanziale, proprio perché l'Europa deve diventare una dépendance obbediente degli Stati Uniti.